Per tutto il 1914, il primo anno di guerra, l'Italia rimase neutrale. Il regno era legato agli imperi centrali dalla Triplice Alleanza, un patto che aveva valore esclusivamente difensivo e che legava Italia, Austria e Germania. Esso prevedeva l'intervento bellico dei firmatari se uno degli alleati fosse stato attaccato. L'Italia ebbe dunque la possibilità di dichiararsi neutrale allo scoppio del conflitto, perché era stata l'Austria a dichiarare guerra alla Serbia. L'ingresso non fu fulmineo. Contrari all'intervento erano i socialisti, parte della borghesia, i cattolici. Sul fronte interventista svettavano i socialisti rivoluzionari, i nazionalisti, i liberali, gli irredentisti e gli ambienti giornalistici legati al Corriere della Sera. I neutralisti avevano la maggioranza parlamentare, ma gli interventisti, con le loro manifestazioni di piazza, riuscivano a mobilitare le folle e le nuove forze economiche e finanziarie cercavano di spingere per una politica espansionistica. Alla fine furono fondamentali per l'intervento in guerra il primo ministro Salandra e il ministro degli esteri Sonnino. Essi erano convinti che la guerra avrebbe rafforzato il potere conservatore, indebolendo il movimento operaio all'interno, mentre in politica estera avrebbe permesso all'Italia di completare il processo di unificazione e di avere un nuovo ruolo di grande potenza in chiave coloniale e imperialista. Così, il 26 aprile 1915, dopo contatti segreti con entrambe le parti in conflitto, gli italiani firmarono il Trattato di Londra, che in caso di vittoria avrebbe assegnato all'Italia il Trentino e l'Alto Adige, Trieste, l'Istria, la Dalmazia, Valona in Albania e le isole del Dodecaneso. L'intervento dell'Italia non modificò tuttavia la situazione di stallo che regnava sul fronte occidentale e su quello orientale, anche se nel paese era diffusa la convinzione che la guerra sarebbe stata rapida. Nel 1915 le truppe italiane attaccarono quelle austriache lungo il fiume Isonzo e sul Carso nel maggio. L'idea del generale Cadorna era quella di forzare le linee austriache al fine di spingersi verso i Balcani. I risultati però non arrivarono e le operazioni si arenarono in una estenuante guerra di posizione. Nel maggio-giugno 1916 gli austriaci lanciarono un duro attacco contro le linee italiane, chiamato Strafe Spedition, letteralmente spedizione punitiva, che consentì loro di occupare l'altopiano di Asiago. La fulminea vittoria degli austro-ungarici dimostrò tutta l'impreparazione dell'esercito del regno e portò alle dimissioni del primo ministro Antonio Salandra.